fare una buona partita. Abbiamo lavorato bene e adesso in Roma, in casa, bisogna 3 punti. È un turno questo che dirà molto perché c'è Inter-Fiorentina, Juve-Milan e Udinese-Roma. Si incrociano le prime sei, diciamo, la settima che è l'Udinese. Chi ha più da perdere, chi ha più da guadagnare? Qual è la partita più complicata tra queste tre? Io penso solo da noi e non gli altri. Per noi Roma viene adesso e questo è importante per nostra squadra. Hai visto la Roma a Manchester? Visto, sì. Cosa ti è sembrato? Loro hanno chance per fare 1-0, io ho visto. Sì, De Rossi fa gol, è sicuro una difficile partita, ma io ho visto una Roma presente. Sì, manca solo Totti, ma io guardo solo la mia squadra. Adesso abbiamo 2 giorni per concentrare bene per fare una bella partita. Ma Totti gioca secondo te? Non lo so. Non lo so. Si gioca bene, si mangia bene. E della partita in andata, che cosa ti è rimasto impresso del loro gioco? Si dice molto che è il gioco più bello d'Italia, cosa ti ha colpito? Loro fanno subito. Se loro hanno un'occasione per fare gol, loro fanno subito e anche giocatori come Vucinic o tutti altri, tutti bravi. Loro sono forti. Senti, ma chi merita di vincere lo scudetto? Chi ha più di forte durante la stagione? Ma ascolta, chi lo vince? Secondo me, non lo so. Lo sai, ma non puoi dire o non lo sai? Adesso, Inter o Roma? Solo loro due. Senti, però, il discorso che facevi prima, la Roma quando ha un'occasione fa gol, però rispetto al passato, se guardi le ultime partite della Roma, ne prendono anche. Anche Ro questo Roma penso. Genoa, Roma Genoa ha preso 2 gol in 1 minuto, è stata molto sofferta. A Manchester è vero che hanno avuto occasione, ma col Manchester che ha schierato quasi la seconda squadra, anche lì, per come giocano, probabilmente lasciano anche molto spazio. Sì, ma io penso loro hanno pensato a Champions un po' più. Anche di là loro hanno concentrato, penso, più meglio da forse altre squadre in Italia, no? Adesso loro sono fuori. Per noi e per loro è una partita particolare. Serve solo il successo, no? Fammi capire. Se l'Udinese, non lo so il suo programma, i suoi obiettivi, ma se l'Udinese vuole arrivare quarta e la Roma vuole vincere lo scudetto, domenica tutti e due dovete vincere per questi due obiettivi. Un altro risultato non serve. Per noi serve tutti i punti e adesso vieni a Roma. Noi pensiamo solo a Roma. Però se non vincete perdete un'occasione. Chi ha detto? Non ho detto questo. Adesso vieni a Roma e io guardo solo a Roma. Considerando che la Roma è stata sommersa dalle critiche dopo l'eliminazione, non sta vivendo un periodo buonissimo anche per i rapporti, anche se Spalletti è stato un po' messo in discussione ultimamente. In una gara così delicata, per voi sarà fondamentale forse andare in vantaggio subito. Potrebbe demoralizzarli dopo l'eliminazione e consentirvi di fare una gara migliore. Sì, se noi facciamo subito pressione,
dai primi minuti e abbiamo un po' più chance, ma se noi lasciamo loro gioco di cominciare, per noi dopo è difficile. Loro hanno di pressioni fuori da Champions League, adesso loro concentrati solo a stagione. Quindi prevede un inizio partita come contro Fiorentina, un divenire subito in avanti, sarebbe l'ideale secondo tutti te. Partite per noi, questo è importante. Questo anche se non ci avete provato, sì, abbiamo occasione, ma se noi non facciamo gol è dopo difficile per stare 90 minuti così in intenso. La sfida con De Rossi come la vivi? Appunto. Visto che è un giocatore, si dice che è uno dei centrocampisti più bravi, no? In Italia, tu sei l'emergente in Italia quest'anno in campionato, è una sfida particolare oppure? Per me, io ho detto l'ultima volta, per me è importante questo è tutti i giocatori come De Rossi, Pirlo, Cambiasso, per me è sempre una importante per fare una buona prestazione e di stimolo, sì, contro loro. Ogni partita, ogni giorno per me particolare per fare buono contro loro. E andare De Rossi, che impressione ti ha fatto, visto che poteva picchiare? Lui gioca semplice, lui è uno bravo giocatore. Sono contento per lui, lui fa un bravo lavoro. Mi chiedevo cambiasse Pirlo. Sì, prima Pirlo. Sì. No. Anche Zanetti, tutti. Tutti centrocampisti per me. Ti hanno fatto i complimenti questi centrocampisti che vengono entrati dopo la partita? Chi ti ha fatto i complimenti di più a te? A me? Il giocatore che ha detto che bravo. Chi ti ha fatto i complimenti? Ti ricordi durante il campionato? Da Fiorentina, Usfalusci. Io conosco da lui un po' di Zapotocini. Vabbè, tu perché lo conosci? Uno che ti ha detto complimenti, sei bravo. E ti ricordi? No, giocatore, arbitro. A chi? Rizzoli. L'ho fischiato ieri, penso. Senti. No, Champions. Rosetti. 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 Sei bravo. Sì. Dopo la gara con l'Inter, lì? Sì. Okay. C'è un compagno di squadra sul quale punteresti per domenica? Un giocatore che possa risolvere il match? Che lo vedi particolarmente in forma? Dei tuoi compagni? Tutti, tutti sono importanti, non solo due o tre, bisogna tutti, anche la tribuna, tutti i giocatori, 22, 23 giocatori, tutti servono per fare una dura partita. Serve magari anche un gran pubblico. Vi può dare una mano? Si giorno un po' più bella, vengono anche tanti tifosi, questo è un po'